Grazie. Grazie anche a voi di essere qui, non sotto la pioggia, ma sotto il sole. Di tutti i classici dei quali si parla in questa, in questo festival di filosofia, direi che questo di Carl Schmitt è il più recente e forse, mi permetto di sospettare, il meno noto. Il più recente, questo libro, che è, il cui titolo è Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europeo, è un libro pubblicato in Germania in una piccola casa editrice di Colonia, Greven Verlag, nel 1950. Nel 1950 Carl Schmitt era un uomo finito. Aveva avuto seri problemi con le autorità militari di occupazione alleate. Si era fatto un anno e mezzo di carcere, benché poi sia stato assolto con un non luogo a procedere. Era incappato in un Berufsverbot mai revocato, cioè ha perduto il posto all'università, che per qualcuno di noi potrebbe essere oggi una fortuna, allora era una disgrazia, e se ne stava ritirato nella sua casa natale, nel villaggio di Plettenberg, in Vestfalia, e gli era caduto addosso il mondo, perché aveva perduto la Seconda Guerra Mondiale. Perché Carl Schmitt aveva, fra le molte nefandezze delle quali si è macchiato, aveva aderito al regime nazista, con una doppia nefandezza, perché non lo era nazista, lo voleva essere. A un certo punto il regime gli aveva offerto un'occasione d'oro per fare il martire, perché era incappato in una furibonda polemica politica all'interno delle negli spostamenti del Ministero della Giustizia, era nella cosca perdente, per cui era stato attaccato dall'organo ufficiale dell'SS, salvato in extremis dal Lager, dal suo protettore Göring, che gli offriva su un piatto d'argento un ruolo di martire, e invece no, ha continuato in Germania a fare il professore universitario in Berlino e a proclamarsi spudoratamente nazista. Era soltanto un cattolico reazionario in realtà, ma aveva scommesso sulla fine dello Stato, sostanzialmente, e nel nazismo vedeva abbastanza giustamente la fine dello Stato. Però, essendo un giurista e un uomo d'ordine, aderiva da una parte a una prospettiva post-statuale, ma dall'altra ne aveva una terribile paura e conservava nel proprio pensiero elementi giuridici, statualistici, in un miscuglio che egli non riuscì mai a chiarire. Il risultato principale della, diciamo così, disgrazia, della semidisgrazia politica nella quale egli si trovò a partire dal novembre del 1936, Carl Schmitt, per chi non lo sapesse, ed è giusto che siano molti quelli che non lo sanno, era nato nel 1888 ed essendo morto nel 1985 è una delle testimonianze viventi del fatto che più si è cattivi più si dura nel tempo. È morto a 97 anni. Carl Schmitt nel 1936, dopo la sua disgrazia politica, semidisgrazia, cambiò, capì che non si doveva più occupare di questioni inerenti alla politica interna e si mette a studiare la politica internazionale, della quale si era occupato tangenzialmente fino dal 1925, ma insomma la prima robusta traccia del suo spostamento di interesse è nel libro del 1938 su Thomas Hobbes, un gran bel libro, francamente, fazioso e paranoide, ma non importa, bello, intelligente, sbavato di antisemitismo,
con il quale bisogna fare i conti, perché altrimenti non lo si legge, lo Schmitt di questi anni non lo si legge se si è disgustati da queste cose. Il libro che Habermas ha definito il più bel libro di Carl Schmitt, la cui tesi fondamentale è l'infondatezza della ragione politica moderna, che non è male, condita di spiegazioni razziali che è meglio che non vi stia a spiegare, e dentro il quale libro, su Thomas Hobbes, c'è una bella aperture sulla dimensione della politica internazionale come descrivibile attraverso la contrapposizione fra terra e mare. Questa contrapposizione fra terra e mare è ripresa in un libricino del 1942 dedicato, una novella dedicata alla figliola Anima, che si intitola per l'appunto Land und Meer, terra e mare. A questo filone di ricerca, di cui adesso entriamo nel merito, fino dalla prima metà degli anni 40, Schmitt ne affianca un altro, quello dei cosiddetti grandi spazi, Grossräume, grandi spazi. Ed è per questo filone di ricerca, che nell'immediato dopoguerra, nella Berlino distrutto dai bombardamenti, Carl Schmitt si aggirava alla ricerca di qualche cosa da fare. Prima redigette un memorandum per un grosso industriale tedesco che sapeva che di lì a poco sarebbe stato catturato e processato per avere contribuito con le proprie industrie allo sforzo bellico nazista, e gli fa a pagamento un memoriale di difesa. Poi lo catturano i russi, i quali non sanno che cosa farsene di uno così, lo rimettono libero. Dopo qualche giorno lo prendono gli americani inferociti, lo mettono in galera accusandolo di cospirazione contro la pace e di avere fornito il quadro teorico grazie al quale Hitler ha fatto la guerra contro la Russia. C'era dietro una spiata di un nemico accademico, come in quasi sempre queste faccende, ma il rischio era grosso, se non che gli americani commisero l'errore di mandargli come inquisitore un tedesco-americano che negli anni 30 era stato allievo all'università di Schmitt. Naturalmente Schmitt se lo sbranò vivo in un decimo di secondo, questo qui intimidito diceva sì signor professore, e Schmitt fu rilasciato. Fu sbranato vivo dal suo vecchio professore. A qualcosa serve l'autoritarismo, vedete. E proprio sui Grossräume, sui grandi spazi, che Schmitt ha corso il rischio di finire a Norimberga. Allora, terra e mare, grandi spazi, terzo filone di ricerca sviluppato durante gli anni del nazismo, il concetto di nomos, su cui Schmitt scrive un saggio del 43 che per un qualche motivo nessuno conosce, ma che è la matrice di questo libro. Poi alle sue sventure, finisce in galera, perde il posto, torna a Plettenberg, timidamente mette il naso fuori nel 1950 con tre libri, stesso anno. Das Nomos der Erde in Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, poi il libro su Donoso Cortes in Gesamteuropäischer Interpretation, e poi Ex Captivitate Salus. Ex Captivitate Salus è illeggibile perché si piange addosso continuamente, dice quanto è sventurato lui. Il libro su Donoso Cortes è una raccolta di saggi intelligenti, dove lui si inventa che Donoso Cortes era una persona intelligente, invece non lo era, e il libro sul Nomos della Terra è la ripulitura, la messa in ordine e qua e là cancellando i viva Hitler che abbondavano, dei saggi sul Grossraum e sul Nomos della prima metà degli anni 40. Questo classico del XX secolo, non c'è nulla di nuovo rispetto a ciò che Schmitt aveva scritto di 3, 4, 5 anni, dal 38 al 43, ecco. C'è una sistemazione e una non radicale ripulitura ideologica. Schmitt, come Heidegger,
non ha mai avuto voglia di chiedere scusa e non l'ha mai chiesto. Anzi, il concetto era che era il mondo che doveva chiedere scusa a lui. Era così. Quando ha saputo, ha detto, ah sì, quella cosa che si è perpetrata in Oriente è uno scelus infandum, un delitto innominabile, non ha mai messo insieme alcune cose, insomma. Come Heidegger non ha mai messo insieme alcune cose, era gente che non amava chiedere scusa. Ecco. E, questo libro è un libro pressoché sconosciuto, nel senso che non è nemmeno fra quelli di Carl Schmitt che hanno avuto la maggiore fortuna scientifica. Carl Schmitt, con tutte le sue magagne, è il giurista tedesco più citato dai giuristi tedeschi, ma non per questo libro. Carl Schmitt ha avuto una enorme fortuna, in realtà enorme, attraverso alcuni suoi libri fondamentali. Quello più geniale, in assoluto, un'autentica meraviglia, è Teologia politica, un libro del 1922 che vale sein und Zeit. È proprio un grande libro. Al di là di quello che Schmitt stesso credeva, probabilmente. Il libro più celebre è Der Begriff des Politischen, il concetto di politico, varie edizioni, ma insomma quella principale, quella del 32, poi ripresa nel 63. Il suo libro accademicamente più fecondo, più importante, più ricco, più documentato, per certi versi anche geniale, è Verfassungslehre, dottrina della Costituzione del 1928, un commentario fantastico alla Costituzione della Repubblica di Weimar, il più bel trattato di diritto costituzionale che io abbia mai visto in vita mia, un'autentica meraviglia su cui si è formato, tra l'altro, Costantino Mortati, che era l'unico in età fascista che lesse Schmitt capendoci qualche cosa e lesse proprio Verfassungslehre e da Verfassungslehre trasse il concetto di Costituzione in senso materiale, che è il titolo del suo libro di Mortati principale del 1940, in cui c'è quell'impianto concettuale che poi sta dietro l'impianto concettuale della Costituzione della Repubblica Italiana, che per gli rami risale a Carl Schmitt, se non altro per questo, perché la Costituzione della Repubblica Italiana è una Costituzione politica. Voi direte, oh belle, che cosa devono essere le Costituzioni? Costituzioni liberali non sono costituzioni politiche, sono costituzioni giuridiche, mentre invece la nostra è politica perché è preceduta da delle norme di scopo, cioè è preceduta da un vettore, da una manina che dice come si deve leggere. Non solo, ma c'è scritto chiaramente che questa Costituzione è una Costituzione politica perché nasce contro un nemico. C'è scritto? Anzi, contro due per la precisione, il fascismo e la Casa Savoia. Cioè è un impianto giuridico orientato. E siamo al dunque. In questo libro del 1950 si parla del diritto orientato, solo che invece che parlarsene a livello di politica interna, se ne parla a livello di politica internazionale. L'orientamento del diritto in politica interna è evidentemente la decisione sul caso d'eccezione, cioè gli ordinamenti nascono da una decisione, sono, detto in un altro modo, contingenti, non valgono per tutte le stagioni, non servono a tutti gli scopi, portano dentro di sé il ricordo della loro origine. Poi questo ricordo può essere declinato in vari modi. Ecco. Noi in Italia mettiamo in galera quelli che vogliono ricostituire il disciolto partito fascista, però li mettiamo in galera dopo un regolare processo, cioè noi violiamo il principio di uguaglianza e il principio di libertà su un punto solo. In questo paese si possono fondare tutti i club, le istituzioni e i partiti che si vuole, tranne uno. Se lo fai, però non ti fuciliamo per la strada, ti processiamo e tu hai diritto a difenderti.
È un modo per dire la Costituzione italiana è contingente, nasce da un nemico, conserva in sé una decisione fondamentale, però, come dire, la civilizza. Ecco, è una Costituzione politica civilizzata. La Costituzione di Weimar, ad esempio, era una Costituzione che Schmitt vanamente tentò di ricondurre a una Gesamtentscheidung, a una decisione complessiva, ma non c'era scritto. Per cui a un certo punto il partito nazista poté diventare il partito di maggioranza relativa, proclamando apertamente di essere il partito anticostituzione. E non c'era modo di fermarli. E Schmitt diceva: fermiamoli, i nazisti e i comunisti, fermiamoli, perché non si può adoperare la Costituzione contro la Costituzione. Schmitt stava con i reazionari di destra, contro i fascisti e contro i comunisti. Stava con Papen, con Brüning. E un attimo prima di perdere è passato a Hitler. E ha perduto molto di più, naturalmente, ma insomma. A livello di politica internazionale, il rapporto fra ordine e decisione, il rapporto fra ordine e orientamento non si chiama decisione sul caso d'eccezione, no, si chiama nomos. Allora Schmitt si inventa, come tutti i tedeschi per bene, le etimologie, non va assolutamente preso sul senso, come quelle di Heidegger, non facciamo che ha un senso filologico questa roba, ha un senso teorico-politico. Nomos in greco vuol dire varie cose, poi è stato tradotto in latino da Cicerone con lex. Ecco, secondo Schmitt questo è stato lo scempio più scellerato della storia dell'umanità, perché nomos non è, a sentir lui, una legge, ma è lo stare insieme di Ordnung und Ordnung, di ordine e orientamento. Cioè, nella parola nomos si indicano ordinamenti concreti. La parola chiave, la parola magica di Schmitt è concreto. Un ordinamento concreto, reale, storico, è un ordinamento orientato, cioè nasce da qualche cosa, è contro qualcuno, a favore di qualcun altro. Questo non è per niente ovvio, già questa affermazione è un'affermazione violentemente antiliberale. Se c'è qualche cosa che Schmitt non ha sempre detestato nel corso della sua lunghissima esistenza è il liberalismo, che secondo lui è riducibile alle buone maniere private. Quando gli chiedevano: maestro, lei è liberale? Lui diceva: chiedetelo a mia moglie. Perché il liberalismo crede che la politica sia il privato, essere buoni, cari e gentili. Invece la politica è il pubblico, e il pubblico è qualcosa di diverso, che non si fonda sull'uguaglianza, sulla bontà e sulla gentilezza, ma si fonda sul taglio e sull'esclusione. Taglio. Entscheidung, decisione, decidere, è la stessa parola. Bene, nomos, secondo lui, vuol dire per l'appunto questo, tagliare, spartire, e poi anche produrre. Per carità, lasciamo perdere, vi dicevo, la pregnanza filologica di ciò. Schmitt si sognava anche che nel terzo verso dell'Odissea ci fosse scritto «Kainomon egno» e conobbe i nomoi. Invece c'è scritto «Kainon egno» e conobbe le menti degli uomini, il soggetto è Odisseo. Non c'è stato verso, tutta la vita ha detto «Kainomon egno», se l'è fatto scrivere sulla porta di casa a Plettenberg, c'era scritto «Kainomon egno», se l'è fatto incidere sulla lapide della tomba «Kainomon egno». Ed è un errore, ma insomma, pazienza, un errore, come dire, a cui era molto attaccato. Conoscere il nomos, conoscere lo stare insieme dell'ordine e della decisione politica. Conoscere la concretezza, il che vuol dire la infondatezza degli ordinamenti. Dire concretezza vuol dire infondatezza. Cioè la non necessità degli ordinamenti, la contingenza degli ordinamenti.
Questo è il livello teorico generale al quale è dedicata la prima parte di questo libro. Che cos'è il nomos e a che cosa serve? Serve a togliere necessità alla politica. Tutto il pensiero di Schmitt serve a togliere necessità alla politica. Tutta la politica moderna si fonda sopra un effetto necessità. E Schmitt è il grande, in politica, è il grande decostruttore della politica moderna. Non fa un metro oltre di essa. Però la vede ai raggi X. Ecco, questo sì. Esattamente come Picasso, che non fa praticamente un metro oltre il figurativo, semplicemente prende la tradizione figurativa e ne fa esattamente quello che vuole. Quando pensate a Schmitt, pensate a Picasso, allo stravolgimento, all'universo della forma che è l'orizzonte entro il quale si muove Picasso, all'universo della forma politica all'interno del quale si muove Carl Schmitt, e allo stravolgimento, cioè alla decostruzione e al rimontaggio, come dire, tutto ciò è un linguaggio che può essere giocato. Questo è, finché lo fa un pittore, vabbè. Quando si parla di politica, dire che la modernità è un linguaggio che può essere decostruito e giocato vuol dire che i pilastri della modernità possono non essere. Non soltanto sono nati in un certo momento con una specifica motivazione politica, non sono frutto della necessità, della evoluzione dello spirito, non sono il portato della storia. Sono nati perché si arrivano a qualche cosa in quel momento. Non solo questo vuol dire, ma vuol dire anche che si può giocare con essi e riportarli continuamente alla loro contingenza, al loro poter non essere. Poter non essere. Che detto del fatto che gli esseri umani hanno due occhi nel mezzo della fronte, va bene, vorrà dire che Picasso ti fa gli esseri umani con due occhi tutti da una parte. Detto in politica vuol dire che, ad esempio, il principio di uguaglianza può benissimo essere stravolto, il che è già un pochino più antipatico. È una decostruzione del discorso moderno su se stesso, del discorso che la modernità fa su se stessa, nel quale discorso la modernità afferma di se stessa di essere A, l'esito finale, maturo e perfetto di tutta la storia dell'Occidente. Tante molis erat humanam condere mentem, questo è Hegel. Tutto questo era la grande fatica di fondare il Geist, la mens. Per cui quel che capita non capita per caso, ma capita perché ha delle radici in Talete, in Omero, cioè un vettore progressivo. E tutto ciò è contro l'idea che quello che è fatto qui da noi abbia non soltanto una necessità, ma abbia una validità universale, cioè che noi abbiamo pensato qualche cosa che per un qualche motivo è stato pensato in modo radicale, perfetto, in Occidente, e che come tale vale per il resto del mondo, che è il nostro modo di pensare alla politica, su. Come sanno tutti, e che è il nostro modo, nostro, e qui il punto è nostro di chi? Schmitt era ancora, si trovava ancora nel momento in cui dire nostro era privo di senso. Si trovava ancora nella condizione nella quale non si poteva ancora dire Occidente. Anzi, Schmitt è il grande nemico del concetto di Occidente, che è un concetto americano. La cosa che
spiazza in questo libro è questa. Questo è un libro scritto da un tedesco che sta facendo la guerra contro gli americani e svela, crede lui, la intrinseca, come dire, ipocrisia dei concetti democratici occidentali, anzi del concetto di Occidente. Per questo questo libro, nazista, para-nazista, è il libro preferito di tutti i critici delle amministrazioni USA degli ultimi anni. Per cui c'è questo dato all'inizio scioccante, poi ci si abitua, per cui i miei cari amici di sinistra giurano sul nomos della terra di Carl Schmitt. Dice, lo dice Carl Schmitt, ho capito, lo dice Carl Schmitt, che però lo diceva, non è che dica solo delle cose false o ideologiche, però va capito che quando parlava era uno che stava facendo la guerra contro gli americani su questo tema, che cosa vuol dire noi. Per gli americani noi vuol dire l'Occidente liberal democratico. Schmitt stava con quelli per i quali noi non voleva dire l'Occidente liberal democratico. Certo, in questo momento di crisi, come sempre nei momenti di crisi, c'è il massimo di possibilità di comprensione. Non si capisce niente del concetto di Occidente se non si sa che esso, un bel dì, nacque. E quando nacque, nacque perché serviva a qualche cosa. Non c'è sempre stato il concetto di Occidente. Ecco. Quelli che vengono pensati come i capostipiti dell'Occidente non lo sapevano di esserlo. Cioè Kant non si è mai sognato di definirsi occidentale, ecco, tanto per essere precisi, e neanche Locke. Per loro l'Occidente era l'America, cioè un popolo, un paese pieno di selvaggi che andavano bene a fare gli schiavi. Non erano occidentali, erano europei. Il concetto di Occidente è il contrario del concetto di Europa, è un'arma americana contro l'Europa. Peggio per l'Europa, che ha fornito agli Stati Uniti le motivazioni per armare contro l'Europa il concetto di Occidente. E Schmitt ci ha passato la vita a spiegare questo, si mangiava il cappello dalla rabbia, ma non c'era niente da fare, non si possono perdere le guerre mondiali e poi pretendere di conservare il monopolio sul senso comune. Il senso comune, anche quello scientifico, segue i vincitori. C'è niente da fare. L'Europa ha perso e l'Occidente ha vinto, ma l'Occidente è una dottrina americana, la dottrina dell'emisfero occidentale, di Monroe. Cioè, siamo agli anni 30 del 1800 ed è una dottrina assolutamente difensiva, grazie alla quale gli Stati Uniti istituiscono un'area vietata alla intrusione delle potenze europee, le quali potenze europee, dopo avere fatto fuori Napoleone, stanno tentando di restaurare l'ancien regime. E allora gli americani temono che la Spagna tenti di riprendersi le colonie dell'impero ex spagnolo, che nel frattempo, dagli anni 10 in avanti, sono diventate indipendenti. E per non vedersi sbarcare dai galeoni spagnoli, dei soldati, magari anche inglesi e francesi in aiuto, che si riprendono gli imperi coloniali, in Occidente si inventa, col presidente Monroe e con interpretazioni di poco successive, il concetto di emisfero occidentale come emisfero in cui gli europei, no, vecchi, corrotti, dispotici, non possono entrare. La storia dell'emisfero occidentale è la storia dello spostamento di una linea che a un certo punto passa, entra a metà Oceano Atlantico, poi si sposta, sostanzialmente segue Eisenhower, si sposta e poi va a sbattere contro i russi che arrivano dall'altra parte. Quello è l'emisfero occidentale, cioè l'area in cui comandano gli americani. L'area in cui tutto ciò che avviene viene valutato dagli Stati Uniti come qualcosa che deve essere interpretato alla luce degli interessi americani. Per cui a un certo punto nel 1941 la linea dell'Occidente incorpora l'Islanda, perché l'Islanda è fondamentale, per tenere l'Atlantico devi tenere l'Islanda. E allora i sottomarini
tedeschi che passano la linea occidentale, stanno facendo qualche cosa di estremamente sgradito agli Stati Uniti. Questo è l'Occidente. E l'Occidente è indeterminato. Schmitt dice, non esiste un polo est e un polo ovest. Esiste un polo nord e un polo sud. Cioè, non fornisce orientamento. Stiamo attenti, perché questo è un punto importante. In un saggio che non è compreso qui, la grande contrapposizione est-ovest, nel secondo dopoguerra non si sarebbe aspettato che Schmitt fosse neutrale, perché i tedeschi, come dire, nei primi 5 anni erano vagamente seccati di aver perso la guerra e allora non aderivano volentieri al tentativo americano di rimettere in piedi la Germania per adoperare i tedeschi per combattere i russi. E allora c'era lo slogan Ohne mich, senza di me. Se vuoi fare la guerra ai russi, falla senza di me. No. Poi, tempo passa, molte cose si aggiustano, e allora uno si aspetterebbe uno Schmitt spostato, essendo un conservatore reazionario, in senso filoamericano. Mai. Mai. Perché? Perché sono i suoi veri nemici, perché il mondo liberal-democratico, perché il mondo capitalistico è il suo vero nemico. E lui girava, andava solo in Spagna, lo chiamavano solo i fascisti spagnoli a far lezione, ovviamente, anche perché sua figlia si era sposata con un professore universitario di diritto spagnolo. Lo chiamavano perché era politicamente impresentabile, fino a quando l'abbiamo ripubblicato a noi del Mulino, l'abbiamo reso un'icona della sinistra, era abbastanza, insomma. L'Italia è stata la rampa di lancio della nella seconda e strepitosa fortuna mondiale, a questo punto, di Carl Schmitt. Il Nomos della Terra è stato tradotto in americano nel 2002 da una casa editrice di gente di estrema sinistra, nel frattempo abbastanza rapidamente collocatasi su posizioni di destra. Ma insomma, è il libro che adesso viene studiato ad Annapolis, dove vengono formati gli ufficiali della Marina degli Stati Uniti, che è la forza armata alla quale gli americani affidano veramente la loro proiezione di potenza, la Marina. È un libro che ha un successo straordinario, è un libro violentemente antiliberale, violentemente antioccidentale, violentemente antiamericano. Questa è questa violenza che ci fa vedere qualche cosa, non è tanto il contenuto in sé, ma il fatto che noi vediamo i concetti per noi ovvi, visti con gli occhi di qualcuno che ci sta dicendo: attenzione, non sono ovvi, servono a qualche cosa, potrebbero non essere. Poi noi possiamo rallegrarci 10.000 volte che il nostro e i suoi amichetti abbiano perso la guerra e che l'abbiano vinta gli occidentali, ovviamente, però sotto il profilo conoscitivo è come se qualcuno ci dicesse: va bene, state assistendo alla scomparsa dei dinosauri e all'inizio del regno dei mammiferi, sappiate che non vi è nessuna necessità in ciò, che poteva andare diversamente, che questo inizio del regno dei mammiferi, che a voi sembra ovvio, beh, non lo è per niente, è andata così perché erano più forti militarmente loro. Altrimenti adesso sarebbe tutto diverso, perché può essere diverso. Un altro mondo è possibile. Naturalmente. E per questo questo libro piace a sinistra. Piace perché c'è scritto che un altro mondo è possibile. Peccato che ci sia scritto da un punto di vista nazista, ma un altro mondo è possibile. Nazista, ripeto, con un po' di bianchetto sopra, ma veramente poco qui. Qual è la struttura del libro? La struttura del libro è: dato il concetto di nomos, dato il concetto di ordinamento orientato, dato il concetto di politica contingente, adesso vi racconto che cos'è la politica internazionale moderna. Da adesso in poi io dico cose che hanno fatto gridare d'entusiasmo i lettori, perché è una specie di controfilosofia della storia.
Per cui questo libro piace tantissimo a, che so io, Biagio De Giovanni, vecchio hegeliano, perché ci sente lo stesso ritmo della filosofia della storia di Hegel, solo con occhi diversi. E in effetti è abbastanza vero. Adesso Schmitt smette di dire corbellerie di carattere ideologico e comincia a parlare delle cose che conosce veramente, e quando dico veramente vuol dire come nessun altro le ha mai conosciute. Quando Schmitt scrive di diritto è impressionante, assolutamente impressionante. Non conosco un giurista con una competenza tecnica superiore. Kelsen, che era un gigante, scompare davanti alla potenza intellettuale, alla capacità analitica, alla capacità ermeneutica di Schmitt quando parla di diritto, quando gioca in casa, insomma. E la ricostruzione di quello che lui chiama lo ius publicum europeum è un grande pezzo di bravura. Certo, è tutta dentro l'idea che vi ho appena comunicato, ma è un pezzo di bravura. Che cos'è lo ius publicum europeum? È una locuzione che era sempre presente nei trattati internazionali. Ecco. Nei trattati internazionali fino alla fine dell'Ottocento c'è sempre scritto che le alte potenze contraenti regolano i loro rapporti sulla base delle consuetudini del diritto pubblico europeo. E Schmitt, la tesi di Schmitt è che il diritto pubblico europeo è stato un nomos della terra, cioè un ordinamento concreto del globo. Ecco, è stato. Da quando a quando è stato questo ordinamento concreto della terra, a partire in varie tappe, la prima delle quali è la scoperta dell'America, la seconda delle quali è Vestfalia, trattati di Vestfalia che pongono fine alla guerra dei Trent'anni e che sostanzialmente rendono la scena internazionale abitata da un solo tipo di attore, cioè lo Stato sovrano. In modo pieno e perfetto, col 1713-14, cioè il trattato di Utrecht, fino a quando? Fino al 1885, quando c'è la conferenza europea sul Congo. Voi direte, perché nella conferenza europea sul Congo è successo una cosa orribile, cioè il Congo è stato riconosciuto da un'entità politica non europea, gli Stati Uniti, che hanno riconosciuto il Congo nel 1885 per tentare di evitare che esso venisse smembrato, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire? Poi naturalmente il crollo dello ius publicum europeum con i trattati dell'Aia 1899-1906, la catastrofe definitiva con il trattato di Versailles che nel 1919 osa fare qualche cosa che può essere definito criminalizzazione della guerra. Poi vabbè, il fatto che la Germania ha perso la guerra, la seconda. Questo è l'inabissarsi dello ius publicum europeum, di cui Schmitt dice «Ich bin der letzte Vertreter», io sono l'ultimo rappresentante dello ius publicum europeo. Io so quello che nessuno sa più. Questo sguardo genealogico di farci tornare indietro all'origine è ciò che vi è di grande in questo libro. Lo ius publicum europeum che cos'è? Normalmente si direbbe, è una prima razionalizzazione delle relazioni internazionali, un tentativo di far sì che ci si capisca qualche cosa nelle relazioni internazionali. E dal punto di vista interno, nelle relazioni internazionali ci sono soltanto certi tipi di attori razionali legittimati, cioè stati. E dal punto di vista dei rapporti fra stati, che sia pure lentamente, sia pure in modo approssimativo, cominciano a regolare gli affari fra di loro, sapendo e affermando che esiste qualche cosa come il diritto naturale in senso moderno. Poniamo Grozio. No?
Questa è la favola bella che l'Occidente racconta a se stesso, cioè che a partire dalla fine del Seicento le relazioni internazionali divengono relazioni fra Stati e dovrebbero essere sottoposte a forme di regolamentazione vagamente razionali, che sia pure fra mille sconfitte, fra mille contraddizioni, sono poi quelle che gloriosamente emergono, prima con la Società delle Nazioni, poi infine con l'ONU, che riesce a dichiarare la guerra sostanzialmente un crimine. Bene? Questa è l'autonarrazione della modernità occidentale. Contro di essa, Schmitt dice, tutt'altra cosa. Le cose in realtà si sono svolte così. Allora, gli europei hanno scoperto l'America. Dapprima hanno trattato questa scoperta secondo il modo medievale, cioè sono andati a chiedere al Papa di chi è questa roba. Il Papa, come Dominus Mundi, diceva questo è tuo, questo è di quest'altro. E infatti in questo caso con la bolla Intercetera 1494 viene spartito, no? Poi, due anni dopo col trattato di Tordesillas viene corretto, va bene. Per cui vecchia concezione medievale per distribuire al mondo le cose nuove. Poi, dice Schmitt, le cose sono cambiate grazie agli articoli segreti del trattato di Cateau-Cambrésis. I francesi e gli inglesi si sono messi d'accordo nello spartirsi il mondo senza andare a chiedere il permesso al Papa e hanno creato delle linee che si chiamano Amity Lines. Poi, ancora, molto meglio, con la formalizzazione della statualizzazione dell'Europa, nasce il vero, io sto dicendo europeo, l'ordine, il nomos della Terra, l'ordine del pianeta Terra, quale esso ordine si è manifestato dal 1700 al 1800, due secoli, tutto il 700 e tutto l'800. Che cos'è questo ordine? Semplicissimo. È il fatto che esiste l'Europa, è il fatto che esiste lo Stato e che lo Stato è solo in Europa. Ma direte, beh, che ordine è? È l'ordine moderno. Qui Schmitt, naturalmente, lui applaude, si può leggere con segno di valore rovesciato, ma insomma ci vede molto meglio dei liberali. Cioè l'ordine del mondo era questo, che ci sono degli stati sovrani in Europa. Questi stati sovrani stanno, è un ordine fatto di divisioni e di separazioni. L'unità del mondo è fatta da separazioni. Esiste l'Europa continentale. L'Europa continentale è frantumata in stati. Questi stati sono stati sovrani che si riconoscono l'un l'altro e che si fanno un certo tipo di guerra l'un l'altro, che non è più la vecchia guerra medievale, il bellum iustum, ma è la guerra moderna, cioè la guerra dove gli hostes sono utrinque giusti, giusti da entrambe le parti, perché la giustizia è uscita dal concetto di guerra. La guerra è uno dei modi attraverso i quali gli stati sovrani regolano le loro faccende. Non c'è più bisogno per uno stato sovrano di dire che io ho ragione. Fa la guerra, corre il rischio di perderla. Ma però, attenzione, questa guerra è una guerra che sembra assurda, invece è limitata, perché di fatto è una guerra di forze armate regolari dello Stato A contro le forze armate regolari dello Stato B. Grandissimo vantaggio rispetto alle guerre civili di religione, che erano invece il disastro totale dove tutti accoppavano tutti in nome della giustizia. Per cui, sottraendo la giustizia alla guerra, lo Stato moderno fa del gran bene all'umanità europea. L'Europa però non è soltanto l'Europa continentale fatta di stati. L'Europa è anche l'Inghilterra, la quale nell'età di Elisabetta, sostanzialmente, e di Shakespeare, e a questo proposito Schmitt ha scritto un curioso libretto che si intitola Amleto o Ecuba, dove nel 56, dove riprende tutte queste tematiche, spiegando appunto Amleto sulla base del nomos della terra, l'Inghilterra che ha un'esistenza marittima e dunque si decide per un tipo di politica completamente diverso dalla politica confinaria e territoriale e sovrana degli stati europei, si decide per una politica tutta giocata sulla infinità dello spazio marittimo.
Dunque, gli stati europei sono fondati sulla misura, l'Inghilterra è fondata sulla dismisura. Gli stati europei hanno come simbolo la casa, l'Inghilterra come simbolo la nave. Gli stati europei sono l'agricoltura, l'Inghilterra è la tecnica. Gli stati europei sono l'ordine tradizionale, l'Inghilterra è l'ordine moderno, individualistico, capitalistico. L'età moderna è costituita dall'equilibrio, proprio questo così lo chiama Gleichgewicht, l'equilibrio fra terra e mare, che vuol dire fra il continente europeo e l'Inghilterra, fra le logiche di terra e le logiche di mare, fra le logiche della guerra limitata e le logiche della guerra illimitata. Perché per mare si fa una guerra illimitata, perché il mare non conosce confini. Chi ha un'esistenza marittima non capisce il concetto di confine e di limite. È illimitato. Ma non basta. Il nomos della terra del 700 e dell'800, cioè dell'età dello Ius Publicum Europeum, si fonda su una ben più forte divisione. Non solo quella fra terra e mare, cioè fra Europa continentale e Inghilterra, ma sulla divisione terribile fra questi due da una parte, cioè Europa e Inghilterra insieme da una parte, e resto del mondo dall'altra. Questa differenza spaziale qualitativa, differenza spaziale, non, stiamo attenti, non una differenza generata dallo spazio. Schmitt non fa geopolitica, non crede che la politica sia generata dallo spazio. Crede che la politica consista nel delimitare gli spazi. E lui dice, lui decostruisce l'ordine internazionale dicendo, badate che tutto girava, diciamo così, la costituzione materiale dell'ordine internazionale girava intorno al fatto che c'erano le potenze europee, quelle di terra e quelle di mare, che si facevano una guerra limitata tra di loro in Europa, riconoscendosi come hostes equaliter iuste, e che facevano neanche guerra, caccia grossa, illimitata, fuori d'Europa, perché fuori d'Europa non c'erano stati. Fuori d'Europa c'era un mondo informe, una res nullius che era del primo che se la prendeva, non per diritto di scoperta come nel Medioevo, ma per diritto di conquista, di Besatzung. Ecco il nomos, dividere e prendere. Il nomos della terra, dell'età moderna, è che in Europa le cose vanno in un certo modo, secondo il razionalismo politico. Fuori d'Europa, il razionalismo politico europeo è reso possibile dalla irrazionalità selvaggia fuori d'Europa. Questo è già abbastanza interessante. Invece di leggere le vicende come un inizio europeo di qualche cosa che purtroppo non poteva valere per tutto il mondo, ma che col tempo potrà valere per tutto il mondo, Schmitt dice, no, poche storie, lo Stato moderno è un ordine reale, un ordine concreto, funziona, e se funziona è contingente, è nato per fare qualcosa contro qualcuno. Andiamo a vedere sotto il discorso che esso fa di se stesso che cosa c'è. C'è il colonialismo. C'è la differenza, non l'uguaglianza. Se del resto basta leggersi, e ha ragione, i classici del pensiero razionalistico moderno sono tutti colonialisti e sono tutti differenzialisti. Tutto quello che dicono lo dicono per l'uomo bianco europeo. I giacobini non sono riusciti praticamente nemmeno loro a liberare i neri di Haiti e in ogni caso Napoleone se li ha ripresi subito. La lettura della politica internazionale moderna come centrata sull'Europa e sul fatto che è strutturalmente indispensabile la realtà coloniale alla realtà europea, lettura non marxista, ma neanche un po', direi nazista, è il contenuto di questo libro, che naturalmente sconta qualche contraddizione. Ad esempio, Schmitt non ha mai detto una cosa ovvia, che l'elemento scioccante della politica hitleriana
era proprio questo, che la Germania non era l'ultimo difensore dello ius publicum europeo. Figuratevi voi se la Germania era l'ultimo difensore dello ius publicum europeo. La Germania è, quella nazista intendo, è esattamente la dimostrazione che quell'ordine è morto, sepolto, tramontato. Hitler faceva in Europa le cose che gli europei facevano fuori d'Europa. Schmitt non ha mai avuto la lucidità per dire questa frase ovvia che discende dall'impianto stesso del suo ragionamento. Non l'ha mai detto, si è solo lamentato del fatto che gli americani non facevano più una guerra leale contro i tedeschi, ma facevano un bellum justum discriminatorio, cioè una guerra dove uno è buono e l'altro è cattivo, invece che fare una bella guerra duello vetero-europea, fra stati che si riconoscono l'uno con l'altro. E non si capisce perché, cioè si capisce benissimo come non aveva potuto vedere che il cuore della distruzione dello ius publicum europeo non è la statualizzazione di tutto il mondo. Dice, quando lo Stato esce dall'Europa, cessa di essere un ordine determinato e concreto, diventa una barzelletta. Che Stato è la Nigeria? Ma fatemi il piacere, se tutto il mondo è fatto di Stati, lo Stato non significa più niente. Lo Stato significa qualcosa quando c'è solo da qualche parte e non dalle altre parti. Lo Stato è concreto quando ha la contingenza dentro di sé, non quando si pensa come l'universale. Benone, è un buon modo per dire che qualcosa è cambiato, ma che qualcosa stia accaduto, che non ci sia più differenza fra Europa e il resto del mondo, lo dimostrava il fatto che Hitler faceva in Europa quello che, le brutte cose che gli europei avevano appena finito di fare o che facevano ancora nelle loro colonie. Tutti sanno che la parola Lager nasce nella guerra anglo-boera del 1898 e che è un'invenzione inglese, come campo di concentramento in cui si mettono i civili del nemico. Tutti sanno che la gasificazione del nemico l'abbiamo praticata noi in Etiopia, solo che queste cose, e questo era l'ordinamento concreto, in Europa certe cose non si fanno. Fino alla Prima Guerra Mondiale, che in realtà è il vero momento in cui salta tutto, no? Ma la Germania nazista era già la manifestazione più completa, più radicale del disastro già avvenuto. Schmitt invece, da una parte, ha la lucidità per vedere che gli americani sono parte della trasformazione dello ius publicum europeo in qualche cosa d'altro, cioè nel concetto di Occidente. Ma non ha la lucidità per vedere che quella trasformazione, e ben più criminale, sarebbe stata comunque conseguente alla vittoria dei tedeschi, ai quali invece lui attribuiva la capacità di rimettere ordine nel mondo attraverso il concetto di grande spazio. Lui diceva, va bene, lo Stato è finito, però siccome al mondo ci deve essere un ordine, e l'ordine non può essere universale, perché gli ordini sono tutti contingenti, bisogna cercare un ordine diverso. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Großraum, grande spazio. Che cos'è? È il fatto che i tedeschi si fanno le colonie in Europa e che il mondo viene smembrato in 4-5 grandi spazi, no? La sfera di coprosperità della più grande Asia per i giapponesi, pezzi di impero inglese per gli inglesi, qualche frattaglia per gli italiani, per noi il cuore, l'Europa. Questo diventa un mondo ordinato, non più ordinato sulla base dello Stato, non più ordinato sulla base dell'equilibrio fra terra e mare e di terra e mare insieme contro il resto del mondo, perché questo è finito, e non ordinato sulla base degli orrendi concetti liberali anglo-americani che sono intrinsecamente disordinati. Perché l'individuo è disordine, e qui Schmitt è evidentemente figlio dei controrivoluzionari cattolici, perché il capitalismo è disordine, perché è dotato di una possibilità di crescita illimitata, non conosce limiti, perché la tecnica, che è lo strumento tipico delle liberal democrazie capitalistiche, è intrinsecamente
disordine, in quanto non ha una norma in sé, non ha un nomos. Allora, tutto questo libro è la spiegazione di come nasce e come muore. Come nasce lo dice bene, come muore lo dice solo per metà, lo ius publicum europeo, cioè l'età dello Stato. È la controstoria dello Stato. Lo Stato non come l'ingresso di Dio nel mondo, come diceva Hegel. Hegel, quando diceva questo, non voleva dire quello che molti credono, cioè che lo Stato è Dio. Bisogna ricordarsi che quando Dio ha fatto il suo ingresso nel mondo è stato preso e crocifisso. Lo Stato è mortale, non è immortale per Hegel. Certamente per Hegel lo Stato si carica di un significato che questo libro smonta. Lo Stato è una macchina, questo libro è più figlio di Weber che di Hegel. Lo Stato è una macchina che a un certo punto ha cominciato a raccontare a se stesso e di se stesso di essere l'universale razionale. E invece no, lo Stato è un particolare concreto e per Schmitt non c'è assolutamente niente di male a essere particolari concreti, anzi è proprio quello che si deve essere, anti-universalismo radicale. È un particolare concreto che è nato per fare certe cose che a un certo punto smette di funzionare perché nessuno capisce più quali sono le cose che può fare e quali sono le cose che non potrà mai fare. Non potrà mai essere la forma politica universale estesa in tutto il pianeta. Mentre invece oggi nel pianeta ci sono, credo, 200 stati, 198, 200 stati, noi non siamo capaci di pensare ad una esistenza politica che non abbia il nome e le caratteristiche dello Stato. Tutte le guerre ancora aperte sono guerre per lo Stato. E i palestinesi che vogliono diventare Stato, e i curdi che vogliono diventare Stato. E il tale e il tal altro, e la Cecenia Ingushetia che vuole venire fuori e diventare uno Stato. Perché gli stati? Perché lo Stato, morto e sepolto quanto a capacità politica reale, resta ancora l'unica forma di legittimazione della politica. Non conta più nulla, nel senso forte del termine, perché ha perduto, che so io, lo ius ad bellum, per cui figuratevi, non, il nostro Stato non stampa moneta, non batte moneta. Non fa la guerra, e questo sulla base di trattati internazionali liberamente sottoscritti, cioè non fa le due cose per cui uno Stato esiste, fisco e guerra, fisco nel senso di controllo della quantità di moneta. Eppure lo Stato è l'unica forma reale di legittimazione della politica. Tutti vogliono vivere dentro uno Stato. Per Schmitt questo è una catastrofe indotta, che nasce dal fatto che lo Stato in realtà non significa più nulla. Perché? Ma perché le logiche, insomma, perché hanno vinto gli anglosassoni, perché le logiche del mare hanno prevalso su quelle della terra, le logiche dello spazio liscio hanno prevalso su quelle dello spazio striato, perché le logiche dell'infinità hanno prevalso sulle logiche della determinazione. Perché è venuto meno l'equilibrio terra-mare e ha vinto il mare. Per cui quando si dice esportiamo la democrazia, si dice il mondo è uno spazio liscio, tutto uguale, dove non ci sono differenze, da qualche parte di questo spazio esiste la verità, la quale verità non può non espandersi a tutto il mondo. Allora, Schmitt appunto qui si strappa i capelli e dice queste sono cose che servono agli americani. Allora, a questo punto tanti miei cari amici e colleghi dicono sì, evviva, ragione Schmitt. Chi conosce Schmitt dall'interno ha dei brividi, perché quelle cose che lui diceva le diceva con tutt'altro spirito e da tutt'altro punto di vista. E avendo come obiettivo l'idea appunto che a questo mondo non ci deve essere alcuna forma di unità, perché l'unità è disordine e che l'unica forma di ordine è la divisione, appunto i grandi spazi.
l'unità è disordine. Questo è un vecchio concetto controrivoluzionario in realtà. Poi lui lo andava a trovare addirittura in Gregorio di Nazianzo, dove c'è una certa frase dove si dice «Toen stasiazon eis auton», l'uno in lotta con se stesso. Lasciamo stare, ne sapeva tantissime. L'idea è non esiste l'universalismo, meno che mai l'universalismo razionalistico. Noi siamo tutti impigliati nelle contraddizioni dell'universalismo razionalistico, che tradotto vuol dire universalismo capitalistico. Le contraddizioni sono, ci esplodono, non metaforicamente, attorno tutti i giorni. La pars construens di questo libro, che sembra improponibile, perché è un libro nazista che vuole ristrutturare il mondo intorno a 4-5 grandi spazi, oltretutto, come diceva Carl Schmitt, questi grandi spazi erano con divieto, mit Interventionsverbot, con divieto di intervento delle potenze estranee, per cui questi sono spazi chiusi, che insomma al giorno d'oggi non si riesce a chiudere neanche la porta di casa, figuriamoci a chiudere un grande spazio, no? Beh, la prospettiva indicata qui contro l'universalismo anglo-americano, portatore di disordine, la cui più alta manifestazione è la guerra aerea, no? Lo spazio più liscio che c'è è l'etere, e allora ecco che i bombardamenti americani sulla Germania sono la manifestazione finale della fine dello Ius Publicum Europeum, cioè della fine dello spazio striato, mai che gli sia venuto in mente di dire che i lager erano l'ultima manifestazione, no, i bombardamenti sulla Germania, vabbè. Questa strana proposta di Grossroem e di grandi spazi è proprio quella che viene avanti adesso. E la cosa impressionante è che viene avanti da sinistra. Ho sentito con le mie orecchie dire che bisogna riterritorializzare la finanza, che vuol dire spazi chiusi. E del resto la politica mondiale in questo momento è davvero in equilibrio fra pulsioni universalistiche globali, penso irrefrenabili, insomma, da una parte, e dall'altra il desiderio che la politica ha, e che forse la gente ha, di tornare a mettere un po' il cappello sopra queste dinamiche universalistiche per capirci qualche cosa, per far sì che il mondo non sia gestito da una banda di broker, ma che ci si capisca un po'. La riproposizione del grande spazio, mai con questa parola, è anche, non soltanto derivata dalla crisi del 2008, con l'esigenza evidente che la politica torni a tentare di dare una qualche razionalità riconoscibile all'economia, ma anche a livello strategico. La grande offensiva americana nel cuore dell'Asia è un'offensiva chiaramente, apparentemente figlia della guerra globale, cioè figlia del disordine globale, meramente reattiva. Quelli hanno bombardato me, adesso io vado a bombardare loro. In realtà, se, adesso che il polverone si sta alzando, lì c'è in gioco una strategia di ricostruzione di un grande spazio. Gli americani lo chiamano basing, costruzione di basi militari, di cui hanno popolato le steppe dell'Asia centrale in evidentissima funzione di contenimento anticinese. Quella strategia è una strategia di riterritorializzazione della politica internazionale, che poi non ci riescano perché non hanno voglia veramente di mandare lì il milione di soldati che sono necessari per fare certe cose, questa è un'altra storia.
L'idea non è di riportare la democrazia in Iraq, di cui non importa niente a nessuno, e nemmeno forse di prendersi il petrolio, che di fatto non si stanno prendendo perché è talmente obsoleto e marcio il loro sistema produttivo che non ne viene fuori tanto. E poi il petrolio lo si può avere in modi un po' meno costosi che spendere migliaia di miliardi di dollari in una guerra. No, lì vanno a prendere dello spazio, della terra, per starci. Cioè, è un tentativo di ricostituzione di un grande spazio, dettato, sto parlando senza alcuna valutazione, dettato dall'idea, in qualche modo schmittiana, che l'universalità è bella, la democrazia è universale, il capitalismo pure, ma che l'universalità non fa ordine, cioè produce effetti incontrollati. Produce effetti incontrollati, che autocontraddittori, e che per capirci qualche cosa a questo mondo bisogna dividere, spezzare. No? La ragione nasce da una frattura, non è universale, è particolare. L'universale, l'incondizionato, è semplicemente un condizionato che ignora se stesso. Da questo punto di vista, questo libro ha dei tratti di classicità. Nonostante sia stato scritto in modo assolutamente fazioso, essendo Schmitt, oltre che fazioso, molto intelligente, ha colto un tema fondamentale. Il tema, e chiudo, della necessaria contingenza della ragione, che vale tanto più quanto più parliamo strettamente di politica. Vi ringrazio per l'attenzione.